Come penso diversi di voi, anch'io sono molto emozionato all'idea dell'uscita di Cyberpunk 2077. Finalmente, dopo parecchi anni dal suo annuncio, alle 3 di quest'anno, abbiamo potuto vedere un nuovo trailer. E sempre alle 3, a porte chiusissime, è stata mostrata una demo giocabile. E nonostante in questi anni ci siano state parecchie dichiarazioni riguardo al gioco, siano stati svelati parecchi dettagli, io volutamente non so assolutamente niente di Cyberpunk 2077, perché ho preferito evitarmi qualsiasi tipo di spoiler per potermi godere appieno l'esperienza di gioco, senza essermi rovinato alcuna sorpresa. È un po' la stessa questione che vi ho descritto con Death Stranding. Se un gioco mi convince fin dall'inizio, non ho bisogno di andarmi a vedere ogni singolo dettaglio, ogni singola dichiarazione, ogni singolo elemento di gameplay, perché niente di tutto ciò potrebbe farmi cambiare idea. Se il gioco mi convince già, non ho bisogno di saperne di più per essere disposto a giocarlo. Anzi, preferisco molto di più saperne di meno, preferisco molto essere sorpreso dal gioco. La situazione è opposta invece quando il gioco all'inizio non mi convince. L'esempio più lampante è Fallout 76, la cui presentazione alle 3 è stata parecchio confusionaria e per questo motivo, per cercare di capirne di più, per cercare di capire soprattutto se il gioco potesse piacermi, ho deciso di mettere assieme tutto quello che si poteva sapere sul gioco, per potermi fare un'idea sull'esperienza che poteva offrire. Per Cyberpunk invece la questione è parecchio diversa, perché Cyberpunk mi convince da parecchi anni, già da prima ancora che fosse un videogioco. Già da quando andavo alle medie, lessi per la prima volta il manuale di Cyberpunk 2020, che è stato anche il manuale che mi ha fatto scoprire i giochi di ruolo cartacei. Tra l'altro è incredibile come il 2020, ai tempi della scrittura del manuale, era visto come una data futuristica in cui potessero davvero accadere queste cose. E invece ormai mancano 2 anni al 2020 e invece di avere le braccia bioniche che sparano laser, abbiamo i gattini su Instagram. Tra l'altro, se volessero omaggiare di più il titolo originale del manuale, potrebbero rilasciarlo nel 2020, il gioco in sé. Però qui stiamo divagando un pochettino. Ai tempi, quando lessi il manuale, non capii esattamente ogni singola meccanica per il semplice fatto che non sapevo ancora bene cosa fossero i giochi di ruolo cartacei. E in più, tra l'altro, non sono mai riuscito a giocarlo bene perché non avevo un gruppo con cui giocarlo. Ci provai una volta sola con un amico delle medie, ma fu un tentativo fallimentare di 20 minuti, dopodiché non ci provai mai più. Una cosa però che mi colpì molto fu uno degli argomenti che nel genere viene toccato più spesso, cioè quello dell'umanità. Ed è quello che mi piace di più. Mi piace un sacco il quanto un robot dotato di libero arbitrio e di emozioni può essere considerato umano o no, che è una cosa un po' alla Blade Runner. Mi piacque molto anche la descrizione che venne data dell'altra faccia della medaglia, cioè di quanto può essere considerato umano una persona che praticamente è un cyborg completo, un ammasso di impianti cibernetici che si muove, cosa che invece viene trattata ad esempio in Ghost in the Shell. E a questa domanda la risposta del manuale di Cyberpunk 2020 fu proprio il punteggio umanità. Ogni personaggio ha un punteggio umanità. Punteggio che più impianti cibernetici ci impiantiamo in corpo, più scende. E più scende, più la nostra mente si deteriora, fino a quando il punteggio raggiunge lo zero e il personaggio impazzisce completamente. Cosa che può tradursi in svariati scenari. Il master della partita prende le redini del personaggio e quindi decide le azioni che compierà. E adesso, una volta impazzito, diventa una furia che può darsi al cannibalismo, come può darsi alla strage indiscriminata di passanti. E tutto finché, nel peggiore dei casi, viene ucciso, o nel migliore dei casi, viene catturato e rinchiuso in terapia. E la cosa che mi colpì di più, la cosa che mi emozionò di più e mi fece dare fin da subito fiducia al progetto, fu il fatto che il teaser trailer di Cyberpunk 2077 ci mostrava esattamente uno di questi scenari. Vediamo questa ragazza che è impazzita, ha fatto una strage, e
e le forze di polizia cercano di fermarla. Forze di polizia di cui entrerà a far parte dopo la terapia. E il vedere la cura che hanno deciso di mettere in questo teaser trailer, vedere come esso riuscisse ad incarnare tutto quello che era lo spirito dell'ambientazione di Cyberpunk 2077, mi ha convinto fin da subito. Oltre a questo, diversi mesi dopo, gli sviluppatori rilasciarono un'intervista in cui dichiararono che praticamente, durante le loro pause pranzo, si mettevano a giocare al gioco di ruolo Cyberpunk 2020, ed è da lì che è nata l'idea di farne un videogioco. Ed è una cosa che mi colpì e mi fece rispettare molto i CD Projekt, perché essi stessi sono dei giocatori, e la cosa che mi piace di più di loro è che fanno giochi a cui piacerebbe giocare loro stessi. Ed è una cosa fondamentale per creare una produzione di qualità, secondo me. Ed è per questo motivo che ho deciso di dargli fiducia fin da subito, senza aver bisogno di andarmi a spulciare ogni singola informazione rilasciata riguardo al gioco. Certo, mi sarebbe anche piaciuto vedere la presentazione della demo a porte chiuse, ma principalmente perché, come ogni anno, mi sarebbe piaciuto un sacco andare alle 3. E sì, alle persone che hanno visto la presentazione hanno anche regalato una statuetta esclusiva che mi sarebbe piaciuta, però pazienza. Non saranno questi gingilli a farmi giudicare la validità di questo gioco. Gioco che comunque ci è già stato detto essere lontano dall'essere completo. Ci vorranno ancora alcuni anni di sviluppo e attualmente mi pare di aver capito che siano in alfa. Quindi sì, ci vorrà un po', ma comunque non mi sentivo di rimanere in silenzio per tutto questo tempo, dall'annuncio fino all'uscita, e per questo motivo ho deciso di fare questo video in cui vi ho espresso le mie opinioni a riguardo. Anche perché in realtà già nel 2013 avevo la mezza idea di fare un video riguardo il teaser trailer di Cyberpunk 2077, però in quel periodo era anche stato rilasciato il primo trailer di Phantom Pain e quindi il mio hype era tutto concentrato verso di esso, e quindi alla fine vi ho parlato solo ed esclusivamente di quello. Comunque, quando uscirà il gioco, sicuramente ci farò qualche video sul canale. Non so se registrerò direttamente la mia prima run in assoluto o se prima deciderò di giocarmelo un po' per conto mio. Però vi assicuro che qualche video su Cyberpunk 2077 lo farò, perché ci tengo particolarmente. E beh, direi che per questo video può anche essere tutto invece. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!